Gli studenti del liceo classico Alessandro Volta Novelli Ciceroni nella cattedrale di Como, grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro, visita il Duomo di Como. A partire dal mese di dicembre, gli alunni, adeguatamente formati, accoglieranno i visitatori e faranno loro da guide all'interno della cattedrale, presentando gli aspetti storico-artistici dell'edificio. Il percorso coinvolge la maggior parte, i 2/3 circa, degli studenti del triennio. In modo particolare vede coinvolta la materia di storia dell'arte, che nel triennio del liceo classico viene studiata regolarmente. Quindi è un percorso alternanza scuola-lavoro di qualità, riferito e pienamente centrato sul tipo di studi che i nostri ragazzi stanno facendo. Il progetto proseguirà anche il prossimo anno e nei momenti di maggior affluenza turistica non è necessario prenotare le visite. La prima fase, come detto, scatterà già a dicembre. Dall'11 dicembre al 22 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16:30. Le tappe sono quelle del percorso classico, quello che abbiamo presentato a giugno, che praticamente vede l'altare di Sant'Abbondio, la Palla Raimondi, l'altare principale che quest'anno festeggia i 700 anni della sua consacrazione, e poi via ancora per la navata di sinistra.